l'artefice della serata, Mauro Castelli, veramente una grandiosa serata, una serata improntata all'amicizia, improntata allo sport, e tutto questo entusiasmo auguriamoci che sia foriero anche di buoni risultati. Sì, sai, noi abbiamo questo sistema di presentare le squadre che partecipano a tutti i campionati, quindi era giusto dare il giusto risalto a questa serata, e da domani si comincia, diciamo, la vera guerra, no? Che è il campo. Quindi vediamo un po' quello che quest'anno porterà la parte tecnica. Abbiamo fatto, diciamo, dei buoni investimenti, almeno si spera, sulla prima squadra. Abbiamo fatto anche quest'anno su delle squadre giovanili, andando a fare l'eccellenza e prendendo anche quest'anno dei ragazzi provenienti da fuori. Ci sono anche quest'anno due giovani stranieri che andranno a alimentare le due squadre d'eccellenza. Quindi, come dire, ci sono i presupposti per partire bene. Poi, ovviamente, e per fortuna, lo sport non è tutto scontato, questo è il suo bello. Quello che tentiamo e continuiamo a tentare di fare è quello di spostare questa città affinché sia più vicina alla pallacanestro, ma un po' anche tutti i sport, essendo il nostro uno sport minore, che però comincia a dare dei numeri, e questi numeri secondo me vanno sfruttati per far capire alla città di Arezzo che deve diventare un pochino più sportiva.